Dall'8 al 12 maggio la città si illumina per la prima edizione del Napoli Light Festival. 5 giorni di installazioni luminose e digitali accenderanno Piazza Plebiscito, Piazza Municipio, la Certosa di San Martino e Piazza Dante, con una serie di eventi che coniugano arte, musica e cibo. Un'altra bella occasione per inquadrare spazi storico-monumentali della nostra città in maniera molto suggestiva, accattivante, facendoci guardare le nostre bellezze con una nuova capacità di scoperta e di applicazione di queste tecnologie. La manifestazione, inserita nel Maggio dei Monumenti e realizzata nell'ambito della delega all'autonomia della città, è organizzata da Cantiere Idea e si ispira ai 4 elementi: fuoco, terra, aria e acqua, per esaltare Napoli ed il suo patrimonio culturale. Le installazioni luminose, attive per le 5 serate, saranno arricchite da spettacoli, videoproiezioni e degustazioni enogastronomiche. 5 serate dall'8 al 12 di maggio di eventi e di spettacoli che dureranno tutto il giorno su Piazza Dante, dove allestiremo una sfera geodetica all'interno della quale si potrà fare viaggi di realtà virtuale. Abbiamo un pacchetto proprio dedicato ai ragazzi, alle scuole, alle università, proprio per avvicinarli al mondo dell'arte e della creatività. La sera ci saranno delle cene multisensoriali che uniranno un menù particolare con immagini, suoni e spettacoli dal vivo, un programma di presentazione di libri e di eventi live che si svolgeranno all'interno di Piazza Dante. In contemporanea, la sera, verranno svolte attività di videoproiezione e di installazioni artistiche e luminose su Piazza del Plebiscito, sulla Certosa di San Martino e su Piazza Municipio. Napoli Light and Night, cioè Napoli luce e notte, affinché la città del sole per antonomasia possa splendere anche di notte attraverso l'illuminazione dei propri monumenti, che sono la vera ricchezza di questa città e il vero patrimonio artistico e culturale della storia e della tradizione di Napoli. Un evento di caratura internazionale che fino ad ora era stato portato in città come Berlino, Amsterdam, Praga, Helsinki, ed oggi invece da Napoli parte un messaggio forte e potente anche per i tanti ragazzi di questa città. Non serve più andare fuori da Napoli per conoscere le meraviglie del mondo, perché è il mondo che sta arrivando a casa nostra.